Mister Francesco, lui un pareggio in extremis, insomma, per come si era messa la partita è andata bene. Per come si era messa, sì, anche se penso che sul pareggio ci sia poco da discutere. Probabilmente abbiamo avuto un po' di sofferenza il primo tempo per 25 minuti dove abbiamo subito dopo il gol dell'1-0, anche se sull'1-0 abbiamo avuto la palla per chiuderla di testa con la vista e poi non c'è stato dato un rigore su Meloni clamoroso. Poi giustamente vai sotto 2-1 fuori casa contro una squadra che è una signora squadra, che gioca un gran calcio, che ha ambizione di arrivare nelle prime posizioni in classifica. Pareggi alla fine, ma penso che se il pareggio fosse arrivato prima non ci sarebbe stato niente da recriminare. Nel finale tutte le punte in campo, addirittura abbiamo visto Cristian Viani e Marco Del Sena a centrocampo con Marco Nieddo davanti, che ha trovato poi con quella perla il pareggio definitivo. Ma avevamo parlato prima della partita con gli attaccanti, avevamo detto che il loro portiere comunque è un ragazzo molto valido che ha tanta esperienza ormai negli anni maturata qua, se proprio dovevamo andare a cercare il pelo nell'uovo un limite poteva essere quello dell'altezza. E il fatto che essendo un portiere molto moderno che gioca tanto con la squadra, qualche volta si poteva trovare un pizzico fuori dai pali. Marco da vecchia volpe, da attaccante, è uno che riesce a vedere anche il movimento del portiere, ha fatto un gran gol che secondo me sono più i meriti dell'attaccante che non i dei meriti del portiere. Al termine della partita, siamo solo all'inizio del campionato, però punto guadagnato, due persi. Due persi perché c'è stato annullato il gol del 3-2 che era regolare dopo il gol del 2-2. E uno guadagnato è molto utile per come si era messa la partita, giocando 45 minuti in 10 con 5 attaccanti in campo e con il difensore centrale che ha chiuso la prima punta. Quando fai gol a 2 minuti, 3 minuti dalla fine è sempre un punto guadagnato. In questo campo non so in quanti faranno punti. E noi siamo riusciti a farli da grandissima squadra.